Buonasera e bentornati a Lunedì Sport. Un punto a testa e tante occasioni, ma si conclude senza reti la sfida salvezza del Mazza. In primo tempo si segnalano infatti tante occasioni, in particolar modo quella di Lazzari e Missiroli, ma la più grande sarà quella di Pelissier al 23esimo. Infatti il capitano ospiti, servito da Jaroszewski, prima sbatte su Gomis e poi successivamente la palla viene salvata sulla linea da Manuel Lazzari. La ripresa diventa tutta SPAL con due palle gol nel finale. Paloschi viene stoppato su misura e successivamente il missile di Floccari che si stampa sulla traversa. Nonostante la classifica poco generosa, le due squadre hanno cercato comunque la vittoria mantenendo sempre un certo equilibrio. È mancato forse un pizzico di coraggio in più per raggiungere quello che è il colpo più grosso. Va un po' meglio per la SPAL rispetto al Chievo, perché anche se manca all'appuntamento con i tre punti da ben due mesi, sale a più 5 dal Bologna. Bologna che dovrà sfidare il Milan nella prossima partita, nella giornata di domani. Vediamo subito i nostri ospiti che qui con noi analizzeranno quella che è stata la 16ª giornata di campionato. Qui con noi Francesco Cardi, opinionista. Buonasera, buonasera a tutti. Gianpaolo Droghetti, presidente AIA Ferrara. Buonasera. Buonasera a lei. E Simone Pesci, mio collega di Essensecom. Buonasera. Dunque, vediamo subito i nostri ospiti in esterna dove si trovano. Beppe, dove ti trovi? Ciao a tutti. Ciao Margherita, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo all'Edilizia Fabbri in via Respighi a Ferrara, zona Palasport per intenderci. Il padrone di casa Michele è alla mia sinistra, l'altro padrone, il fratello Leonardo, è alle spalle e insieme con un gruppo di amici tifosi commenteremo insieme a voi questo pareggio che ha lasciato parecchio amaro in bocca della SPAL col Chievo. Ti restituisco la linea. Intanto vi ricordo come rimanere in contatto con noi tramite sms al 366-6348-998 e tramite rete fissa allo 0532 90 8902 e a seguirci sulle due pagine Facebook di Telestense e Telestense Sport. Dunque Sandro, vediamolo sul positivo, siamo a più 5 dalla terz'ultima al Bologna. Buona serata a tutti. Beh, io assolutamente non voglio condizionare le opinioni dei nostri ospiti e anche dei nostri telespettatori, per cui inizialmente passo la mano, poi esprimerò le mie opinioni. Iniziamo con Francesco Cardi. Ma io guarda, vendo anch'io sempre, cerco di guardare la posizione della SPAL dall'esterno, come mi succede sempre, e mi sono andato a guardare la classifica della SPAL dello scorso anno e quella di quest'anno. La SPAL l'anno scorso, la 16ª giornata, aveva 11 punti e quest'anno ne ha 16, quindi 5 punti più dell'anno scorso. Quest'anno la SPAL sarebbe salva in questo momento, non solo, sarebbe in un gruppetto di 4-5 squadre che lottano per mantenere una posizione di privilegio rispetto alle ultime, per cui guardando i numeri la SPAL di quest'anno è sicuramente meglio della SPAL dell'anno scorso. Dopo ho fatto delle valutazioni. Perché la SPAL quest'anno non vince le partite con le dirette rivali? E il mio discorso, diciamo così, la mia valutazione è questa. Prima di tutto la SPAL si ritrova, l'anno scorso non era conosciuta, quindi aveva molti giocatori che venivano dalla B e poco conosciuti, che sono stati una sorpresa per la Serie A, tipo i Lazzari della situazione e alcuni altri. Quest'anno la SPAL è conosciuta. All'Adda li mettono sempre una doppia marcatura e la SPAL viene presa, diciamo così, con le pinze invece che sottovalutata come era forse all'inizio dello scorso anno. Per cui è più difficile per questa squadra esprimersi sui livelli precedentemente espressi. Però la squadra ha una sua identità. Quando vedo giocare la SPAL, nel bene o nel male, la SPAL ha un suo gioco, per cui i giocatori non si perdono. L'unica cosa che ho notato, purtroppo bisogna dirlo, è che ci sono stati alcuni errori individuali ripetuti e penso che il mister dovrà lavorare sulla concentrazione dei ragazzi perché la squadra ha comunque un gioco. Mentre invece vedo altre squadre di Serie A che proprio di gioco assolutamente non ne hanno. Io sono abbastanza ottimista, anche se capisco, perché è una cosa abbastanza naturale, che i tifosi l'anno scorso erano euforici per la promozione,
Non solo, era il primo anno in Serie A, sapevano i sacrifici fatti dalla società per arrivare e per portarci a questo livello. Quest'anno si è alzata l'asticella. I tifosi non solo vorrebbero la Spagna in Serie A, ma vorrebbero vedere anche il gioco più piacevole possibile, anche perché delle volte, non so, vediamo giocare l'Atalanta e vediamo che non è una squadra, diciamo così, non dovrebbe essere una squadra top, però fa un calcio estremamente piacevole. Solo che per arrivare a quei livelli occorrono alcuni anni di Serie A e poi a volte occorrono anche delle spese che inizialmente una società appena arrivata in Serie A non è pronta ad affrontare. Quindi io ti dico, i 16 punti della SPAL sono un punteggio che mi fa ben sperare per la salvezza di questa squadra. Non sarei pessimista come sono a Ferrara. Giampaolo. Io non sono pessimista del tutto, nel senso che ci sono stati dei segnali che potevano essere interpretati, diciamo così, un pochino più in maniera ottimistica. Ma perché? Perché quando siamo in certe gare si è dimostrato di vedere, cioè, alla pari con altre squadre superiori. Non guardo neanche il risultato di Roma. Il risultato di Roma doveva essere un valore aggiunto a un nostro cammino. E invece è stato, secondo me, ha fatto più danno che bene. Quella vittoria ha staccato la spina mentale ai nostri calciatori. Quando dovevi lasciare la concentrazione alta per andare ad affrontare squadre del tuo livello, invece a quel punto, forse troppo convinto di riuscire a fare il risultato, sei andato scarico. E quello è quello che effettivamente è successo. Perché se andiamo a vedere tutti gli scontri diretti, tu dovresti andare con la scimitarra e invece vai col fioretto. E col fioretto gli altri poi ti conoscono, l'hanno confrontato l'anno scorso, effettivamente ha ragione Francesco, però è anche vero che noi non esprimiamo un gioco diverso tutte le gare. Grosso modo anche i commenti di alcuni allenatori, poi dopo è vero che lasciano il tempo che provano, però sentire allenatori che dicono la SPAL gioca più o meno sempre nello stesso modo e da dove parte il gioco? Il fulcro del gioco è sempre Lazzari, perché è quello che è effettivamente il motorino che muove il gioco in avanti. È bloccato Lazzari, fa rallentare tutta la corale. E ieri ci ha provato Curti, un tic-tac nel secondo tempo. Ieri Curti un gioco noioso quasi. Nel secondo tempo, ieri Kurtic ha provato a fare quello che non avevamo mai visto nelle gare precedenti, cioè ha cercato anche di caricarsi la squadra sulle spalle, ha cercato anche delle soluzioni individuali. Ci eravamo tutti lamentati dopo il secondo tempo di Genoa, dicendo: ma qui nessuno salta l'uomo, nessuno si assume delle responsabilità. Diciamoci la verità, ieri Kurtic questo ha tentato di farlo, sì, lo ha fatto. C'è stato il tentato, però non è possibile arrivare al limite dell'area, trovare dei corridoi e non provare mai il tiro. Cattarella ha avuto un paio di occasioni in cui l'unico che ha provato il tiro è stato Flocker al 94esimo, cioè lui ha avuto il coraggio di metterci, dire, anche se la palla va a colpire i piccioni sul pennone non me ne frega niente, ci provo. E come dicevo, sembrava la gara di 2 anni fa col Perugia in Serie B, una partitaccia giocata malissimo. Flocker inventa il tiro sotto la traversa, cambia la partita, gira, tutti a osannare. E ieri poteva essere così, nonostante avessimo visto un primo tempo veramente soporifero, congelati dal freddo che c'era, perché veramente ieri c'era una giornata freddissima e la gente voleva scappare al bar per scaldarsi con un tè caldo ieri. Ma sai, io ritengo che più che la partita con la Roma, quella che ha frenato un po' la SPAL sia stata la sconfitta col Frosinone. Perché, che viene dopo. Perché, sai perché? Perché quella sconfitta ti fa capire che quando giochi con una diretta concorrente, a questo punto è più la paura di perdere della certezza di vincere. Allora a questo punto qua gli altri, che per forza di cose sono obbligati a fare la partita perché devono provare a vincere perché sono molto indietro, la fanno e tu hai sempre paura di prendere o un gol in contropiede o un gol che finisca male, per cui di perdere poi quella benedetta partita. Credo che il problema della SPAL sia un attimino adesso ritrovare il giusto equilibrio per affrontare queste partite come le avrebbe affrontate prima di quella sconfitta col... Quindi vincere la paura. Vincere non tanto la paura, ma sì, diciamo così, la paura di più perdere serenità, una partita. Più serenità. Simone. Ma io secondo me mi riaggancio a quanto detto, che in effetti qualche problemino anche in avanti c'è, nel senso che l'unico fulcro di gioco della SPAL effettivamente è Lazzari.
perché se guardiamo anche i 14 gol fatti, togliamo quello di Paloschi con l'Inter e quello di Kurtic col Bologna, tutti gli altri sono o su palla inattiva o nell'azione. Lazzari ha fatto un assist, comunque un tiro sporcato, e penso a Genova contro la Sampdoria dove il portiere l'ha respinto ed è arrivato Paloschi che poi ha segnato. Quindi anche lì c'è qualche problemino nella manovra, nella fluidità di gioco. Evidentemente qualche calciatore comprato nel calciomercato non ha reso secondo le aspettative. Però comunque tutto sommato dobbiamo anche guardare quella che è la classifica, che dice che attualmente la Spal è a 5 punti sopra il Bologna con una partita in più e quindi sarebbe salva. E proviamo a prendere quello che c'è di positivo. Scusi, interrompo. Attenzione, 5 punti per il Bologna è una partita in meno. Sì, sì, cioè, infatti, no, questi conti, secondo me, dobbiamo gioca farli. Gioca con Milan, no. Non è che va a giocare con Canicattie. Infatti, conti, dobbiamo essere obiettivi, li facciamo poi. No, l'ho precisato, sera con 5 maggior, punti per ora, con sicurezza. Una partita in più. Però comunque la situazione non è così drammatica come qualche tifoso leggo che doveva giocare questo, doveva giocare quello, si retrocede. È effettivamente vero che magari ci si aspettava di più, però... Ma sai, il primo anno ti accontenti, sì. Quindi anche se sei stato promosso, sei già talmente contento di essere in Serie A che ti accontenti. Il secondo anno, ma è naturale, così sì, capita sì. In tutte le città, tu vorresti vedere quel qualcosa in più che desideri, per cui vorresti vedere un calcio un po' più spumeggiante, vorresti vedere casomai più propositivo, e purtroppo invece in Italia si vince a prendere meno gol, non a farne di più, e questo fa parte della mentalità del nostro calcio. È vero, perché quando abbiamo cominciato anche a giocare peggio, però cercando di subire meno, abbiamo evitato i famosi 5 calcio d'angoli e 5 gol. 5 gol, bravo, vedi, proprio così. Intanto io vi voglio ricordare la gara in corso, Atalanta-Lazio, per ora 1-0, grazie alla rete di Zapata al primo minuto. Beppe, voglio farvi adesso voi la domanda. Dunque, forse se avessimo rischiato qualche cosa in più avremmo appunto pagato con qualche ingenuità, con qualche contropiede o altro, ma magari qualcosina si poteva fare. Voi cosa ne pensate? Matteo. Ma io penso che secondo me forse si poteva anche rischiare di mettere sulla terza punta e giocare con tre punte. Però alla fine è il solito discorso, il bicchiere va visto mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo pieno perché comunque siamo sempre più 5 dalla terz'ultima. Mezzo vuoto perché se non vinci in casa con l'ultima classifica, quando vinciamo? Max. Sì, discorsi appunto l'abbiamo fatti anche la scorsa settimana. Il Chievo sarebbe venuto a Ferrara, non sarebbe certo venuto a fare la vittima sacrificale, e così non è stato. Io ho visto anche un ottimo Chievo Verona, onestamente, una squadra ben organizzata di Carlo, secondo me anche un ottimo allenatore. Il Chievo Verona appunto è quella squadra che ha pareggiato in casa del Napoli, ha pareggiato contro la Lazio stessa, cioè per cui ha fatto ottimi a Parma. Con Ventura. Sicuramente Beppe, cioè nel senso che il Chievo di questo periodo, di queste ultime settimane, è una squadra in salute. Come se affrontavi l'Empoli in precedenza, magari era una squadra che era meno in forma, adesso l'attitudine sia dell'Empoli sia del Chievo è un'attitudine positiva e che sta portando punti anche su campi importanti. Antonio, questo modulo. Sì, io sono d'accordo con quanto detto, no? Perché comunque il Chievo secondo me ha ritrovato Pellissier, che secondo me è un giocatore fantastico nonostante l'età sì. E devo dire, io che ero in curva ho avuto molto piacere di applaudirlo durante il suo cambio, è stato fantastico, Ferrara, è stato emozionante, certo. Molto. E sì, secondo me se avessimo incontrato il Chievo anche soltanto 3-4 giornate fa sarebbe stata un'altra partita. E appunto, avendo ritrovato Pellissier, secondo me hanno anche ritrovato un po' più di calore anche da parte del pubblico. Passa il microfono, ma il modulo, questo possesso palla che garantisce di non far giocare gli avversari per tanti minuti, però è poco efficace. Sì, in fase diciamo offensiva. Che da sempre il preso della Spal di sempre è quello di far giocare male gli altri. Lo vediamo anche con squadre forti, sì. Anche squadre forti fanno fatica spesso e volentieri a giocare bene con la Spal. L'Inter è stato l'esempio più clamoroso, secondo me meritava tranquillamente la Spal, forse la miglior partita della Spal in Serie A anche rispetto all'anno scorso. Col Chievo ieri io sono parzialmente d'accordo, perché nel secondo tempo in realtà abbiamo dominato ma non abbiamo mai fatto un tiro in porta, cioè il portiere del Chievo non ha fatto Sorrentino una parata, non si è sporcato i guanti, sì. Quindi un pochino di
di verve, qualche cosa in più, io sono d'accordo con lui, una terza punta forse l'avrei messa su. Completiamo il giro con Jessica? Ma io speravo su una vittoria, sinceramente, continuiamo a fare un passettino alla volta, puntiamo muoviamo tutto, sì, dobbiamo sperare contro l'Udinese. Di riuscire a fare questi tre punti. Sì. Il mio punto di vista è che questo modulo in chiave difensiva avrebbe dovuto riuscire a non concedere tanti tempi di gioco all'avversario. Purtroppo la coperta corta è che produce poco in chiave offensiva, ma soprattutto il fatto che errori dei singoli in fase difensiva hanno poi causato rete al passivo ugualmente, perché al netto degli errori dei singoli è un modulo che probabilmente avrebbe dato maggiori frutti in chiave difensiva a discapito della produzione in zona gol. Vi restituisco la linea. E a proposito di singoli, vediamo l'analisi della prestazione di ogni singolo giocatore nel rettangolo di gioco, grazie alle facciole di Giuseppe Celeghini. Gomis 6,5, un solo intervento impegnativo dopo pochi minuti su Pellissier. Per il resto bene nell'ordinaria amministrazione e un ringraziamento a Lazzari per il salvataggio sulla linea. Bonifazi 6,5, solido e sicuro negli anticipi, buona prestazione. Vicari 6. Qualche incertezza soprattutto nel primo tempo, forse dovuta all'infortunio iniziale, per il resto partita sufficiente. Felipe 6, anche per lui qualche incertezza in una giornata sostanzialmente senza eccessivi problemi. Lazzari 7, la fase offensiva dei biancazzurri è in gran parte sulle sue spalle, dalla destra arrivano i maggiori pericoli per gli avversari, in fase difensiva provvidenziale il suo salvataggio sulla linea nel primo tempo. Missiroli 5,5. Passo con passato quando a centrocampo servirebbe battagliare con altri ritmi. Schiattarella 5,5. Qualche errore di troppo nel fraseggio e anche sulle palle da fermo. Kurtic 7. Buona prestazione, cresce nella ripresa e acquisisce sempre maggiore leadership. Nella ripresa vicino alla rete in un paio di circostanze. Fares 5. La volontà non manca, anche se risulta ancora una volta estremamente impreciso. Antenucci 5, periodo di appannamento per il capitano, che oltre a non risultare mai pericoloso, fatica anche a proporsi nella costruzione della manovra. Petagna 5,5, poche le palle giocabili, ma anche lui fatica a farsi trovare dai compagni, mai pericoloso. Floccari 6,5. Sfortunato, se la sua conclusione a tempo scaduto invece che terminare sulla traversa avesse centrato il bersaglio, forse il proseguo della stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa. Paloschi 6. Avrebbe la palla propizia nel finale, ma un difensore avversario gli nega la gioia del gol. Beh, direi che qui possiamo, alla luce di quello che si è detto, che poi ciò che ci si sta dicendo da alcuni giorni e soprattutto dal dopo Spalla Chievo, dire tutto il contrario di tutto. Perché sì, da una parte questa classifica che sorride, diciamo che anche in Bologna domani non vada oltre il pareggio con il Milan, però c'è questo dato di fatto inconfutabile che la Spal ha conquistato la maggior parte dei suoi punti nelle prime gare, perché in queste ultime 12 partite ci sono arrivati 5 punti, quindi con una media 7 punti, 7 punti, con una media che supera di poco il mezzo punto a partita. Questo significherebbe che qualora la Spal non cambiasse ritmo si chiuderebbe il campionato sotto i 27 punti, quindi sarebbe mai successo. Sì, cioè è impossibile, però dobbiamo valutare questo tipo di situazione, perché questo è uno degli interrogativi che dobbiamo fortemente porci. È cambiato qualcosa oppure c'è stata ad inizio stagione una serie di coincidenze favorevoli che hanno consentito alla Spal di avere questo brillante avvio di campionato, e questo vedendo il bicchiere è mezzo vuoto, oppure dall'altra invece vedendo il bicchiere mezzo pieno si può dire che questo è il cammino della Spal, che ha una sua filosofia di gioco, che ha una sua, logica, e quindi prima o poi tornerà, non dico a marciare su quei livelli perché quelli erano ritmi da Europa League, però tornerà
ad avere quella compattezza, quella solidità, perché fondamentalmente poi il problema può essere questo, e magari anche quella capacità di scontare le opportunità che è venuta meno cammin facendo. Questo è un primo interrogativo che ci poniamo, vorrei avere un po' la vostra opinione. La risposta ci può essere così. Se tu vai a analizzare le prime partite, vinci le prime partite con la solidità, non permetti quasi niente all'avversario, due tiri in porta, due Eurogol, porta a casa 6 punti, Parma, il Bologna chiude con un palo interno e ci va grassa di non portare, portiamo a casa 3 punti, vinciamo il derby. In casa col Parma, vabbè che giochiamo sempre a Bologna, forse il Dall'Ara ci porta fortuna, anche lì bellissima azione, non permettiamo niente all'avversario, una partita soporifera, troviamo una bellissima azione, gol di Antenucci, 1-0, loro provano il tutto e per tutto, gli ultimi 5 all'arembaggio, gli ultimi 5 minuti all'arembaggio, sfiorano il gol, non trovano il gol e noi portiamo a casa 6 punti, potevano essere 2 pareggi. Se noi andiamo a vedere poi la partita, poi ci siamo esaltati, non lo so, e quindi dopo piano piano ho preso consapevolezza dei mezzi. Sei all'inizio, molto probabilmente. Sei all'inizio, devo ancora prenderci le misure, non solo, io ricordo sì, cariche di lavoro. Anche, ricordo che anche a Ferrara si diceva andiamo in Coppa, proviamo a puntare, io me la ricordo. Sì, questo, sì, perché forse stesso, un po' esagerato. Io ho detto magari. Però, ma esatto, però se è settembre ci sono i carichi di lavoro fatto in ritiro, c'è chi li smaltisce a settembre, prima, c'è chi li smaltisce a metà agosto, c'è chi li smaltisce invece d'ottobre. Quando le squadre sono andate poi tutte a regime, è cominciata la vera corsa. No, poi quest'anno c'è da dire un'altra cosa, che mentre l'anno scorso c'erano 4-5 squadre veramente che avevamo già battezzato le retrocesse all'inizio del campionato, sì, quest'anno onestamente si è alzato il livello basso di tutte le squadre, si è alzato. Ma che anche l'ultima in classifica, il Benevento ha cominciato effettivamente a dare fastidio nel girone di ritorno. Certo. Oggi il Chievo invece... Alla sedicesima il Benevento aveva un punto... contro i 7 del Chievo, perché in realtà il Chievo ha 7 punti, ha conquistato, poi, ha conquistato 7 punti. La penalizzazione. Però per Chievo dirti il Frosinone oggi è a 8, il Verona l'anno scorso era 10. Frosinone va il colpo di testa qui, di Cioffene di ieri, qui, va dentro. Bisogna ricordarsi. Allora fa parte del gioco, è così. L'episodio attraversa, diventa una partita. Flocca risegna, siamo qui a fare tutti gli altri discorsi. Esatto, il calcio è questo. Il calcio è questo qua, noi alla fine commentiamo questo, mica altro. Del resto tu devi pensare che però, se tu vedi, siamo a pari di 3 squadre e ne abbiamo un'altra a 1 punto, se non ricordo male. Quindi dovremmo avere 3 squadre a 16 e una a 17, per cui abbiamo un gruppetto di squadre che se la dovranno lottare con noi fino alla fine. No, sì, la classifica che è a Piontek, che è il capocannoniere, si ritrova come noi. Punti nostri, Noi si pensa, cioè io pensavo che in questo gruppo ci potesse essere il Parma e non il Cagliari, invece c'è stata questa inversione, certo. Però penso che anche il Cagliari prima o poi, con la struttura che ha, Simone, se ne potrà andare? Sì, effettivamente il Cagliari dei giocatori esperti, oppure giocatori come Pavoletti, che è il miglior colpitore di testa d'Europa, quindi sulla carta dei calciatori che non dovrebbe avere problemi a salvarsi, però effettivamente non è una squadra tanto diversa dall'anno scorso, e ricordiamo che l'anno scorso si è salvata la penultima, tirata per i capelli, quindi... Ha fatto 1 punto in più della Spalla, che è stato 39. Sì, quindi è ancora presto per fare questo tipo di valutazioni. Però se uno mi dice, guardando la rosa, effettivamente... E noi ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Bentornati con Lunedì Sport. Intanto vi voglio ricordare di nuovo la gara Atalanta-Lazio. Siamo ancora 1-0 e inizio ripresa. Vi voglio ricordare che l'appuntamento prossimo con Lunedì Sport sarà giovedì 27. A te la parola, Sandro. Alessandro, posso fare un appello, se non ti dispiace? Prego, appello pure. Ho avuto la fortuna la settimana scorsa di andare nella serata del Napoli Club Ferrara. Gli hai detto che non c'è scampo per loro sabato. Questo lo sanno già. Però, dato che sono persone simpaticissime, oltre che ormai ferraresi acquisiti, e parlavamo e loro mi hanno detto: noi vorremmo tanto fare un gemellaggio con i tifosi di Ferrara, siamo i colori bianco-azzurri. Allora io ho ricordato loro Napoli sono... No, siamo precisi
Il colore del Napoli è l'azzurro. L'azzurro, è vero. Quello della Spal è il bianco azzurro. Bianco-azzurro. Con qualche sfumatura anche diversa. Io, sai, vista la mia età, gli ho ricordato il famoso 4-1 con lo bello arbitro, per cui noi ferraresi sin da allora siamo leggermente... E la Coppa Italia. siamo leggermente, diciamo così. Loro hanno detto che ormai quei tempi sono passati e che loro avrebbero tanto piacere di gemellarsi con i tifosi ferraresi. Quindi io lo dico ai tifosi ferraresi, se a loro può interessare, di mettersi eventualmente in contatto. Oppure il primo passo devono farli i partenopei, diciamo, quelli che siano i tifosi di Napoli, dire noi vorremmo, esatto. Penso che loro però credo si siano già sentiti e non so esattamente come sarà la situazione, però dato che sono persone, ti dico la verità, credo che noi ferraresi siamo più portati a trovarci con i napoletani, perché sono persone squisite che ti fanno anche divertire, piuttosto che con i piemontesi, che hanno un carattere che per certi versi è un po' più simile al nostro, ma anzi un po' peggio, credo. Per personalmente, quando vado a Napoli mi diverto, mi sono io ti dico, ho avuto dei giocatori a Napoli, ho avuto dei giocatori a Torino. A Torino ci sono andato il giorno che ho fatto il contratto e a fine anno, quando abbiamo chiuso il discorso. A Napoli ogni mese, se riuscivo, facevo un salto. Basta vedere Schiattarella. Vedi, quindi... Napoletano d'otto. L'appello lo faccio col cuore, diciamo. Non sia un ragazzo oltremodo simpatico. Io vorrei tornare su un argomento che ogni tanto tocchiamo nel corso del nostro appuntamento del lunedì. Noi siamo in Serie A, la Spal è in Serie A, ci è rimasta solo negli anni, c'era solo negli anni 60. Così. Francesco ricorda bene quei tempi. Perché sì, io e tuo padre ce li ricordiamo bene. Ce li ricordavamo bene. Come me non è giovanissimo. Allora noi dobbiamo innanzitutto partire, questa è la mia opinione, poi vorrei anche la vostra, dal presupposto che se la Spal arriva quart'ultima, ha vinto il suo scudetto. Esatto. Quindi, dopo, d'accordo, possiamo avere i timori che la Spal non rischia di arrivare quart'ultima e che arrivi terz'ultima. E ben quello è la critica. Però dobbiamo partire da questo presupposto. Prima di lamentarci esageratamente, parto con un mea culpa, poi passo anche attraverso a quei tifosi che sono un po' troppo criticoni, specialmente durante le partite c'è qualcuno che si lascia andare... esageratamente contro al gruppo bianco-azzurro. Non dimentichino che per la Spal essere quart'ultima è come per la Juve aver vinto, non dico lo scudetto, ma la Champions League. Questa è la mia opinione, questo è un monito, il vostro parere in merito. Poi dopo entriamo anche nelle questioni tecniche o tattiche, perché c'è da parlare del tecnico, c'è da parlare del tattico. Io, se parlo, posso parlare no, io? Certo. Sono d'accordissimo con te. Cosa succede? Quello che dicevo un po' prima, che l'anno scorso tutto veniva ben accettato perché era il primo anno in A, quindi tu ti rivedevi finalmente dopo che, diciamo la verità, noi ferraresi, io non pensavo mai più di rivedere la Spal in A, per cui è stato non un piccolo... Lo ripeto, io anni fa dicevo, spero di riuscire a vedere la Spal in B prima di decedere. Io ancora più, penso che la mia età, dicevo, non la vedrò mai più. E invece ci hanno riportato la Spal in Serie A. Ora, chiaramente, dopo un anno di Serie A, come dicevo prima, si è alzata l'asticella. Adesso non si è più contenti solo della Serie A, ma si vorrebbero vedere delle partite sempre propositive, dove la squadra riesce ad esprimere il gioco che ha espresso le prime partite, perché non dimentichiamoci che non era due anni fa che la Spal ha fatto due o tre partite, come dicevamo prima, dove ha battuto squadre importanti e dove ci siamo... L'Atalanta stessa. Esatto. Ha fatto una bellissima partita. Giocato alla pari con l'Inter. Perfetto. Abbiamo perso, ma è stata perfetto. Una bellissima partita. Per cui io ti dico la verità, l'unica cosa che ritengo è questa, che il mister abbia comunque saldo il discorso squadra. Il gioco espresso forse è unico, ma l'importante è che i giocatori ritrovino quella mentalità che gli permette di essere concentrati se la partita dura 95 minuti, 95 minuti. Noi finora abbiamo pagato alcuni momenti di svago, non tanto di reparti, ma proprio dei singoli, perché se fosse il reparto che va in conclusione... Scusa, ti interrompo. Giustamente tu dici non è il reparto, perché se il giocatore è posizionato e poi commette l'errore. Allora andiamo su un altro tema. Sì. Assodato che sul discorso principale siamo, cioè anteriore, siamo tutti d'accordo. Non è che a questo punto sia necessario inserire giocatori
di qualità superiore a quelli questo, sui quali oggi può fare affidamento, Alessandro, semplici ed eventualmente Alessandro, in che ruoli, dove è necessario, indispensabile, auspicabile. L'unica critica che posso fare all'allenatore, a parte che se il modulo non lo cambia, forse perché gli elementi sono quelli e quindi non è che poi più di tanto tirare via armi all'arco. Quindi anche perché poi nel DNA, solo anche perché corre, nel DNA anche... di Semplici non c'è mai stato questo modulo. Lui l'ha adottato a Ferrara quando si è reso conto di avere determinati giocatori in testa tutti, Lazzari, che sono adatti, che sono a dare il meglio di loro stessi. Deve valorizzare Lazzari, quindi è logico che per valorizzare il suo pupillo del fulcro del gioco, è logico che deve impostarlo in un certo contesto. Esatto, ne stavamo parlando appunto prima, cioè se hai gli ingredienti per fare una terrina non puoi farci mica i cappellacci. Ma guardate che ha fatto, ve ne siete accorti che ha fatto qualcosa di eccezionale. Deve avere del coraggio. Schiattarella, io me lo ricordavo, in Serie B che faceva la fascia. Ce lo siamo ritrovati, centrocampista importantissimo nella SPAL. Questo credo che sia stata una mossa, una mossa di Semplici, non è mica stata una mossa. Però in queste ultime giornate io avevo fatto giocare un giocatore che sa fare verticalizzare, cosa che invece Schiattarella non perfetto, sa fare, no, che è Valdifiori, abbiamo un regista bravo. Infatti, che è stato premiato come forse uno dei migliori registi due anni fa. No, ma infatti, è nato a Napoli, non a caso, ha speso non so quale cifra. Ma ti chiedo scusa, dato che Valdifiori lo conosco da quando ero ragazzino, e nell'Empoli. Ti dico la verità, io ho visto un gran Valdifiori. Adesso, questo è un quesito che ponevo a voi, che vedete più spesso di me la SPAL. Se in questo momento Valdifiori non gioca e gioca Schiattarella, secondo voi qual è la motivazione? Io un po' di tempo che non lo vedo, ha perso un po' la gamba, stando praticamente probabilmente fermo. Quello. Probabilmente questo. Ecco, perché vedi, forse deve ritrovare ancora il ritmo, perché forse stando fermo un anno. Schiattarella sa fare vendersi meglio in mezzo al campo. Che... Questo dipende. Anche perché Semplici è stato lui il fautore dell'ingaggio di Valdifiori. Scusami, è toscano Semplici. Lo vedevo io Empoli, l'avrà visto lui 6.000 volte. Valdifiori e Empoli faceva la differenza. Io vedo Schiattarella più tarantolato, che giocatore da centrocampo, che detta le geometrie alla squadra. Sì, però se dobbiamo essere sinceri, è un giocatore adattato a questo certo, ruolo. Infatti, certo. Forse un po' in difficoltà, mi dispiace dirlo, perché io a Pasquale voglio tanto bene. Squisito. Però in forse, certi momenti ci sta Schiattarella, in certi momenti alla ci sarebbe quell'altro. Alla SPAL in Serie A serviva il Valdifiori dei tempi migliori. Sicuro? Come l'anno scorso abbiamo criticato Viviani perché dicevamo è un giocatore che insomma però in Serie A fatica. È un discorso analogo fatto per Schiattarella. Dopo poi dobbiamo sempre rapportarci e dire ma per quale Serie A? Guardiamo, non dico Juve, Inter e compagnia bella, guardiamo la Fiorentina, guardiamo le squadre di centro classifica, guardiamo quelle di bassa classifica. Ma ragazzi, poi andiamo a vedere cosa c'è dalle altre parti. C'è caso che nel girone di ritorno ti ritrovi il Valdifiori, che lui lo voglio usare definitivamente quando il ragazzo lo trova pronto. Però anche pronto. Qui c'è una voce in giro di una possibile cessione di Valdifiori, oltre a quella di Viviani. Adesso, cioè, adesso si rincorrono tante voci, è chiaro che... Sarebbe un peccato, perché Valdifiori è uno dei pochi giocatori che si vede fare le verticalizzazioni, quando in mezzo al campo sa fare... Valdifiori è un giocatore... Esatto, è un hai visto fare certe giocate, queste oggi si chiamano imbucate, no? Ma a sapere i tempi, esatto. Abbiamo visto anche la Juventus stessa, che è mille piani superiore... C'è il giocatore che arriva perché ne prende l'imbucata, non è che scarta otto giocatori. Infatti qui c'è un po' questo interrogativo. Capito. Avremo ancora Schiattarella e Valdifiori o avremo X Schiattarella o X Valdifiori nel mercato di gennaio, dando per scontato che partirà Viviani? Perché questo è un giocatore che la spalla sul groppone. E questo è il centrocampo. Non lo possiamo nascondere. Torniamo qualche pallone disponibile senza fare sfiancare gli attaccanti? Sei di attaccanti, perché Antenucci, poveretto, non è che può farsi... È quello che ha fatto Curtis ieri nel secondo tempo. Sì, ho capito, però è stato preso Petagna, che usa il fisico Petagna, ha un corridoio davanti all'area, prova il tiro di destro, mai una volta che prova il tiro di destro, è vero che è sinistro, però se c'hai, se hai lo spazio, provare... Simone, su tutti questi discorsi. Ma su tutti questi discorsi, credo che a gennaio ci ritroveremo ancora con Valdifiori e Schiattarella. Attenzione, perché c'è una voce, se te la dico, c'è una voce, che Lazzari possa andare al Napoli a giugno, contratto firmato a gennaio, potrebbe arrivare il Rogge in contropartita. Questa è la bomba di Sorani, dopo la bomba di Mosca. Quello mi piacerebbe moltissimo, sai perché? Sai chi l'ha portato la prima volta in Italia Rogge? Un certo Cervellati e un certo Cardi.
Noi portiamo Rocchi. Allora, domani telefonate, tu e Riccardo, telefonate a Rocchi, poi ci dite, è vero questo? Ti giuro, lo portiamo. Ci dai il cellulare di Rocchi, chiamiamo no, in diretta. No, non ce l'ho. Ti dico la verità, lo portiamo in prova da un nostro amico ferrarese, Superbi, all'Entella Chiavari. Tu pensa... Ce l'ho detto Matteo. Rog, ti garantisco, allora alzi veramente il livello della squadra. Se tu cominci a portare giocatori alla Rog, allora veramente tu fai in fretta con due o tre giocatori del genere dopo a lottare oggi uscita, per piazze diverse. Oggi è uscita anche la voce... Inserisci Rog, togli Lazzari. Come... È quello che... No, ma Rog può giocare... Cavi un altro giocatore che è per la Spal oggi come oggi... Attenzione. L'operazione sarebbe, la voce, che sottoscrivi il contratto per la cessione di Lazzari al Napoli. Che ci va la Lazzari però parte il 1 luglio, cioè a Spal non cede Lazzari oggi. Anche perché... Sarebbe a fine campionato. Esatto, però nel contempo, il Napoli ti potrebbe prestare Rog fino a giugno, visto che gioca poco, visto deve che fare il minutaggio. Questa è un'ipotesi. Altra voce che è uscita oggi, qui parliamo di ruoli diversi, è l'arrivo di Cáceres. Anche questo io lo vedrei in un'ottica, a questo punto, di un accordo Lazio-Spal per quanto riguarda Lazzari, che non credo che poi la Spal possa permettersi di fare tutte queste operazioni. Non lo so, è chiaro che venisse Cáceres, prende il posto di Fares, viene Rog, gioca lì in mezzo. Insomma, se poi andiamo a prendere un difensore esperto, ecco che... Se Lazzari va per Cáceres e Rog per Lazzari... No, ti ho detto. Noi non dividiamo una gamba 1 e una gamba 2. Io lo vorrei vendere anche alla Juventus per Ronaldo, ma non è che possiamo prendere. Ti ho detto, è difficile che possano essere... Cioè, non vedo come la Spal possa... Da una parte accordarsi con Napoli e avere il prestito di Rog, dall'altra andare dalla Lazio e dire dammi Cáceres. Probabilmente sono due operazioni, potrebbero, adesso ci inizia a fare il cantacalcio fino al 18 gennaio, per fortuna che quest'anno finisce prima, però il calciomercato però finisce prima della ripresa del campionato. C'è la richiesta di allungarlo da parte di... Però io invece sono... Che lavorino questi direttori sportivi con tutti i soldi che prendono, che lavorino! Insomma, noi andiamo là il giorno di Santo Stefano. Ma sai cos'è il bello in Italia? Che lavorano già da mesi, ma sai quando si fanno le cose? Va l'ultimo bene. Giorno. Allora, basta! Le ultime tre ore che tutti i diventi armati corrono. È veramente fuori da ogni logica. Sono d'accordo che con te. Tu possa avere un campionato in corso. Io oggi gioco nella Spal, domani gioco nel Bologna. Io gli posso anche regalare. Cioè, lo sai che sono cose che si prestano a 10.000 interpretazioni. Sai che io toglierei il mercato, io lo lascerei il mercato solo per gli infortunati che non potranno giocare dopo... più fino a fine anno. Dopo io farei solo metto un piede sotto la pressa, mi metto d'accordo con la società, metto un piede sotto la pressa così posso essere ceduto. Simone, scusa se ti ho interrotto, ma qui, nonostante la temperatura bassa, inizia a far caldo. No, io sinceramente questi discorsi di Rog e Cáceres non lo sapevo, però... Sono voci, Sì, Ciaccarò, va bene, lo diciamo alla ferrarese. Tieni presente che Rog è un 95, per cui... Prestito! Vabbè, però se fai giocare uno del 95 non è male. Vabbè, è chiaro che se arrivassero calciatori di questo calibro cambierebbe tutto, però qualora non si andasse su nomi così altisonanti, penso che la Spal prosegua con Valdifiori e Schiattarella. Io sinceramente il perché non giochi Valdifiori me lo posso spiegare come fate voi, del fatto che magari non lo veda bene Semplici, del fatto che magari sia fermo perché l'anno scorso non ha fatto... tutto il campionato da titolare, anzi molte le ha saltate, quindi è l'unica spiegazione che mi do. È chiaro che ci si aspettava tutti qualcosa di più dal suo innesto, ma penso che il Semplici stesso pensasse di poterlo mettere in squadra, penso anche titolare, penso che il suo acquisto fosse... nell'ottica di inserire un potenziale titolare in rosa. E per il resto io a gennaio prenderei un difensore esperto, quello che doveva essere il Giroud, che poi effettivamente non si sta vedendo perché gioca no, è più no che sì, insomma. Dopo veniamo sul discorso del mercato estivo perché... No, invernale. No, Beppe, abbiamo toccato fatto. Diversi argomenti. Voi cosa ne pensate? Massimo, partendo da Max. Ma io adesso sì, sentivo... Tanto posizione di centrale, Valdifiori, Schiattarella, e poi dove interverresti sul mercato?
Sì, io 3-2 preferisco Pasquale, Schiattarella, ecco, secondo me ha fatto anche una buona partita ieri, lo vedo anche abbastanza in ripresa. E per quanto riguarda il mercato, sì, è certo che se la Spal obiettivamente facesse questi colpi, sarebbero dei colpi sicuramente davvero importanti. Quello che mi chiedo però io, Beppe, è effettivamente se anche prendessimo questi giocatori, il gioco della Spal cambierebbe più di tanto, cioè saremmo veramente una squadra poi scintillante. Io non credo, cioè nel senso la Spal di Semplici è una squadra costruita sulla solidità. Ha fatto anche a volte... è capitato di vedere anche un gioco gradevole, però cioè, nel senso che anche noi i nostri risultati li abbiamo fatti all'inizio del campionato quando la squadra era veramente solida e concedavamo poco e nulla, come è successo ieri con Chievo, ma non abbiamo avuto l'impostazione tattica e a fronte di questi risultati di solidità, esatto, difensiva. Cioè, se andiamo ad analizzare le prime partite quando avevamo vinto, non è che è stata troppo diversa rispetto a quella dal Chievo, ci sono state poi delle prodezze che ci hanno fatto vincere la partita e non ci sono stati errori difensivi. No, appunto, anche ieri fondamentalmente diciamo che la difesa è stata abbastanza solida, sì. Per cui secondo me diciamo che il gioco della Spal è di Semplici, poi è questo, il 3-5-2, dare molto valore a Lazzari, la spinta di Lazzari che è la spina nel fianco, ecco, per di ogni avversario, sì, sì. Per le avversarie con cui gioca la Spal, insomma, questi secondo me sono un po' i concetti di base, o almeno come la vedo io, ecco. Antonio. In mezzo ho sentito di Rog e devo dire che sono abbastanza contento per quel poco che l'ho visto giocare a Napoli con Ancelotti un po' di più. Anch'io qualche volta in Coppa, soprattutto. Vero, è stato buono. Mi dispiace invece parlare di Porta, perché l'anno scorso io ero un grande ammiratore di Gomis. Quest'anno lo vedo un filo sottotono, chissà per quale motivo, quindi magari... Qualche errore l'ha fatto. L'anno scorso invece ha fatto anche belle partite. Certo, assolutamente. Infatti ieri dei 7 salvato... li ha presi anche lui in pagella. E un'altra cosa, io terrei Paloschi, perché secondo me Paloschi in area di rigore è uno dei più forti della Serie A. Mas, completiamo. Ma sul discorso Schiattarella-Valdifiori, io quando è stato acquistato Valdifiori ero contentissimo. Anch'io. Perché lo ricordavo all'Empoli, giocava veramente bene. Poi se Sarri lo aveva voluto a tutti i costi, mi sembra l'unico dell'Empoli che si è portato a Napoli, qualche motivo ci sarà stato, insomma. No. La squadra di Sarri giocava benissimo, per cui effettivamente... È che gli anni quando di l'abbiamo Torino visto, Napoli non ha visto il campo. Esatto, quando l'abbiamo visto giocare non è andato a guardare che è Schiattarella. È difficile contestare Schiattarella perché è uno che ci dà l'anima, corre come un matto, però a livello di costruzione secondo me non fa tanto, nonostante per esempio col Genoa avesse avuto una libertà enorme, se voi vedete non lo marcava perché erano in 10 tra l'altro, certo. Molto, però deve partire intanto da dietro, da molto dietro, deve prima di tutto far da diga e poi ha anche problemi perché ci propongono poco davanti, smarcati secondo me, quindi per chi gioca a centrocampo diventa difficile, non hai che il passaggio laterale. Completiamo il giro. Un buon centrocampista sarebbe fondamentale. Jessica. Allora, tra i due preferisco Schiattarella, che lo ritengo un giocatore molto valido. Valdifiori ci si aspettava tutti una qualcosina di più. Diciamo che sul mercato io punterei un buon difensore. Anche per me. E poi io dico anche che mi è piaciuto molto Flocker in queste due prestazioni. Ha rischiato entrambe le volte di fare gol, ha preso una... brutta traversa, quindi io su Paloschi e Flockeri ho buona speranza. Completiamo il giro. Ha detto anche una cosa giusta: Flockeri non c'è ancora, è un valore aggiunto. Se sta bene, riesce a allenarsi. Beh, Flockeri ieri, quei minuti che ha giocato, ha dato di più che Petagna e Tenucci, inutile nasconderlo. Assolutamente. Tornando al discorso Schiattarella-Valdifiori, secondo me Valdifiori, detto un po' volgarmente, della sera svegliata, perché secondo me col Genoa sembrava che giocasse quasi per dispetto. Se uno vuole prendersi la maglia titolare deve dare qualcosa in più, e attualmente Schiattarella qualcosa in più. Dal mio punto di vista lo spostamento di Schiattarella da mezzala a fulcro davanti alla difesa è frutto del fatto della personalità e della considerazione che gode Schiattarella. È un leader, è uno che in campo si fa rispettare e soprattutto rispetto a Valdifiori e anche a Viviani, secondo me, ha qualcosa in più in fase di filtro davanti alla difesa. Per quel che riguarda Rog, è un ottimo giocatore, ma io non sarei così certo che qualora magari venisse Ferrara il suo ruolo sia quello occupato adesso di Schiattarella, perché le volte che, poche volte che l'ho visto in Coppa con Napoli, mi è sembrato un giocatore più offensivo, un giocatore che tenta gli inserimenti, un giocatore che vede la porta. Secondo me sarà
qualora arrivasse il giovane è in forza al Napoli, più mezzala, ma davanti alla difesa, nel perno centrale, il centro mediano, diciamo così, se non sarà Schiattarella arriverà qualcuno, ma con quelle caratteristiche lì, perché Rog lo vedo troppo offensivo e quando la palla l'hanno gli altri è meglio avere un giocatore con determinate caratteristiche di contenimento. A voi la linea. Ora è il momento dell'Hit Parade biancoazzurra in collaborazione con Exera e FAF. Per il resto del Carlino, il migliore nel rettangolo di gioco è stato Floccari per la nuova Ferrara Lazzari, per Telestense.it, Kurtic per Telestense, Lazzari per lo spallino.com. Floccari, vedendo così in classifica, in prima posizione Manuel Lazzari con 33 punti, con un distacco di 25 punti Antinucci e Kurtic a pari posizione, e infine in terza posizione Kurtic e Petagna con 5 punti. Dunque Francesco, mi rivolgo a te, forse è il caso di lasciare un po' più spazio a Floccari, perché nelle partite appunto in cui ha giocato, quei pochi minuti, ha giocato diciamo Guarda, bene. Floccari, se non fosse per l'età, è un gran giocatore. Floccari è sempre stato, lo conosco da quando giocava addirittura in Serie C nel Faenza, è sempre stato un grandissimo giocatore e quando sta bene veramente può fare la differenza rispetto alle altre punte che ha la SPAL. L'unica cosa è che ormai ha una certa età, per cui sarà fatica a chiedergli quello che ha sempre fatto. 12-11-81. Beh, una certa età in proporzione calcistica chiaramente. No, beh, però ti volevo dire, se tu fai caso... No, nel senso che sono, essendo classe 1981, appunto, a 37 appunto, anni... Appunto, però è quello che vorrei far semplice, capire... L'ho sempre detto chiaro e tondo... Floccari è un giocatore che sul piano tecnico, ma anche sul piano dell'impegno non si discute. Il problema è che deve fare i conti con l'età e con tanti acciacchi. Però ti vorrei far notare quello che sta succedendo in questo momento in Italia. Allora, il Chievo, se non gioca Pellissier, che l'abbiamo visto ragazzino nella SPAL, io me lo ricordo ancora. Quando arrivò con Carlos. È quello che fa la differenza tuttora nel Chievo. Floccari, che ha l'età di Pellissier più o meno, è quello che se lo fai giocare e potesse giocare ha la tecnica tale da poter alzare il valore della squadra. Quagliarella. A Bologna, aspetta, a Bologna se non gioca, poveretto che ha 36 anni, gli fanno fare un gioco che secondo me gli devono dare anche una medaglia, se non gioca Palacio, hai capito? Abbiamo Quagliarella smesso, a Genova. Quagliarella nella Sampdoria. Allora provate a pensare questo, se in Serie A, nel calcio italiano, per vedere giocare a pallone abbiamo bisogno di queste persone. Provate a porvi un quesito. Cosa sta succedendo? Che questo è un discorso molto più vasto, che deve servire anche ai tifosi di capire verso che calcio andiamo. Se non abbiamo questa gente qua, dove vecchio stampo, diciamo così, noi dei gesti tecnici importanti facciamo fatica a vederli. Questi sono ancora, quando giocano, e quei 10 minuti, un quarto d'ora che giocano, fanno ancora la differenza. Ma in tutte le squadre, ne vai a prendere uno, funziona così. Perché dalla base si è insegnato sempre, negli ultimi tempi, a un gioco fisico, anziché un gioco tecnico. Ma fa parte, dopo diventa un discorso lunghissimo. Esatto. Così, però dovremmo abituarci a vedere un calcio sempre più scarso tecnicamente e più forte fisicamente. Questo un po' sarà il futuro del nostro calcio. Quelli della mia età che vanno a vedere i ragazzini, una volta ne vedevamo due e dicevamo guarda, questo qui ha le qualità e le possibilità di arrivare. Oggi tu vedi tutti con dei gran fisici che corrono, roba del genere, e vedi il bravino e il piccolino. Però il piccolino in Serie A ne giocano tre. In Italia abbiamo Insigne, Sensi e un altro, ma perché non c'è niente da fare. Il piccolino ti arriva quello di 2 metri, ti fa così e vola, non c'è niente da fare. È chiaro che anche l'esperienza appunto poi permette di dare un qualche cosa in più alla squadra. Intanto noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Bentornati Francesco, ma com'è che arrivano così tanti messaggi sul tuo aspetto di oggi? Io dico Babbo Natale, ma che è successo? Sono contento di essere qua, anche perché il 26 si gioca ancora e io spero di portare un dono a Ferrara e alla SPAL. Sono 15 giorni che vado in giro sempre con maglioncino rosso, per fortuna ne ho 2 o 3, perché altrimenti avrei un odorino particolare. E mi sono quest'anno accorciato un po' la barba e i capelli, perché altrimenti veramente mi offrivano soldi da tutte le parti e non mi sembra giusto. Per Natale uno naturalmente deve essere se stesso senza farsi pagare, però onestamente rappresento Babbo Natale in tutte le trasmissioni dove vado e porto solitamente anche fortuna, tranne che a Bologna dicono, ma Bologna non porta fortuna a nessuno, per cui c'è poco da fare. Ma non devi neanche portare fortuna a Bologna, non c'è, esatto, bisogno.
va bene così. Grazie, è un bellissimo regalo. C'è un altro dato di fatto che è inconfutabile. Questa SPAL, che se si fa eccezione per i due confronti iniziali con Bologna e Parma, non è più riuscita a far suoi gli scontri diretti. Un po' si ripete la storia dello scorso campionato, perché ricordate, specialmente nel girone di andata, tanti tanti problemi in queste situazioni. Che spiegazione si può dare a questo? Ma trovare una spiegazione perché non vinci gli scontri diretti diventa difficile. Certo che alla fine, al traguardo, quando arriviamo al traguardo, gli scontri diretti fanno la differenza, perché tu fai il campionato su Frosinone, Empoli, Bologna, Udinese e Chievo. Quindi non fare il campionato sulla Roma, sull'Atalanta, sulla Lazio, sono due campionati diversi. Cioè, è vero che partecipi allo stesso, però sono partiti tutti per obiettivi completamente diversi. Per la SPAL sarà più facile vincere nel girone di ritorno. Oggi come oggi tu sei là davanti e loro sono dietro, quindi tu sei nella stessa situazione in cui era la SPAL l'anno scorso. L'anno scorso però c'era il Crotone più o meno messo come noi. Cioè, però tu sei andato a vincere a Crotone, se ti ricordi. Esatto, e il Crotone e lì è stata la fece un'involuzione dopo che è perso con la SPAL. La SPAL era dietro, il Crotone però era davanti. Però noi questa evoluzione l'abbiamo fatta all'inizio, per cui vedrai che noi gli scontri diretti nel girone di ritorno li vinceremo. Quindi bisogna andare a vincere fuori casa. Non è un problema per la SPAL vincere fuori casa, forse è più facile, forse è più facile vincere fuori casa che in casa. Potrebbe essere, Simone, molto importante la prima giornata del girone di ritorno, quando al massa arriverà il Bologna, tra l'altro a mercato chiuso. Speriamo, perché io non vorrei che venisse prolungata la campagna acquisti e cessione di riparazione. Non condividerei questa scelta. C'è la richiesta, ti dico, ufficiale, sì, sì, per poterla allungare ancora fino al 31, perché in Europa, solo in Italia si blocca prima, in Europa va avanti fino al 31, e per cui la richiesta poi, c'è. Specialmente in Europa dell'Est si riprende a giocare più tardi, per questo. Certo. SPAL Bologna sarà una di quelle partite col cerchio rosso, da assolutamente non sbagliare. Però sinceramente non penso sia sarà decisiva, è ovvio che se dovessi perdere è un conto, però l'importante, ecco, è fare punti, sicuramente sarà quella, oppure le partite casalinghe, quelle, soprattutto quelle con il Genoa, con Torino, queste squadre, con Torino, Fiorentina, anche se poi andare a parlare da qua a 4-5 mesi e parlare di aria fritta, diciamo. E sì, tutti gli scontri diretti saranno fuori casa, però effettivamente se guardiamo anche l'anno scorso, a parte il Benevento, la SPAL è andata a vincere a Crotone, è andata a vincere a Verona, e quindi dai, proviamo a guardare con un po' di fiducia a quello che sarà da qui alla fine. Probabilmente, ecco, la partenza iniziale aveva fatto tutti un po' pensare. Ha fatto male questa partenza iniziale? Probabilmente sì, perché dopo quattro partite trovarsi a 9 punti, un po' tutti, magari anche la squadra stessa si era, non dico adagiata, però un po' illusa che sarebbe potuto essere un campionato un po' più facile, invece non sarà così. Però comunque l'obiettivo era la salvezza, ed è la salvezza anche oggi, e quindi 16 punti dopo 16 partite, è vero che, come dicevi tu in precedenza, nelle ultime 12 se ne sono fatti 7, se non sbaglio, però la media, se la guardiamo quella generale, si è in linea. E intanto io vi voglio ricordare che allo stadio Atleti Azzurri d'Italia il risultato è 1-0, invariato appunto dal primo minuto, siamo all'82esimo minuto. E Beppe, dove ti trovi? Ecco, allora, hai fatto bene a farmi questa domanda, perché ci terrei a coinvolgere Michele, il proprietario e padrone di casa, che mi ha detto non farmi domande di calcio perché non è il mio argomento, però raccontaci la tua azienda, chi siete, cosa vi producete? La Fabio Serelle, ormai sono 30 anni che è presente, noleggiamo e vendiamo attrezzature edili di vario tipo, accontentiamo gli artigiani e tutti i pavimentisti, chi si occupa di edilizia. A Ferrara ormai, insomma, ci conoscono quasi tutti, siamo tranquilli, abbastanza seri, cerchiamo di fare il nostro lavoro meglio che si può. Ricordiamo che per venire a trovarlo a Ferrara in via Respighi 25, siamo artigianale. Due passi dal Palasport, per intenderci. Esatto. Insieme a te c'è tuo fratello, il buon Leo, che non ha mai smesso di lavorare neanche stasera.
Molleo, o fa finta, non si sa. Con i nostri collaboratori, insomma. Quanti siete in azienda? Adesso siamo solamente in 4. Una volta, quando le cose andavano meglio, era un po' di più, ma comunque ce la facciamo. Quindi qualsiasi bisogno in campo edilizio... È esatto, di noleggio e vendita. Di trovate assistenza, noleggio e vendita, esatto, di qualsiasi genere di materiale. Il problema quasi tutti si possono risolvere. Soprattutto qua. Qua. Max, tornando invece ai discorsi biancoazzurri, si perdano gli scontri diretti da quando c'è Semplici, anzi, dico io una cosa, è dai tempi della Serie C, ormai questo discorso dei scontri diretti persi è dalla Serie C, i 6 punti lasciati al Pisa, alla Maceratese lo testimoniano, però concediamo negli scontri diretti e mandiamo giù dei magoni, però alla fine la battaglia può essere persa, ma la vittoria finale è sempre a favore di Leonardo Semplici. Quindi, siccome io sono anche scaramantico, ben venga che si continua su questa linea, si possono perdere scontri diretti, ma l'importante è che a fine stagione il risultato sia soddisfacente per la SPAL. Max? No, infatti Beppe, ne stavamo parlando prima, che non è mica solo da quest'anno, da l'anno scorso, sono anni che purtroppo negli scontri diretti non troviamo magari risultati troppo positivi, però alla fine del campionato i campionati o li vinciamo noi oppure l'anno scorso ci siamo salvati, per cui insomma non mi fascerei troppo la testa su questo... su questo filo conduttore che purtroppo da anni tra virgolette perseguita la SPAL, però ben venga insomma se questi poi sono i risultati. Matteo, può essere una questione psicologica che quando si affronta uno scontro diretto ci si vengano in mente presupposti negativi? Può essere anche una questione psicologica, però io mi ricordo anche che l'anno scorso 2 scontri diretti fondamentali Semplici li ha vinti a Crotone 3-2 e 2-0 a Verona, quindi 3-1, okay. 3-1, scusami. E quindi insomma sì, può essere anche una questione psicologica, però alla fine i risultati danno ragione al mister. Assolutamente. Io sono su quella linea lì del mister. Anche perché quella partita che citava Matteo a Crotone fu la prima che Schiattarella disputò in posizione di regista centrale e da lì poi è diventato titolare fino ad adesso. Vi restituisco la linea. E intanto noi passiamo al momento del gioco in collaborazione con Femet. Questa domanda: chi era l'allenatore che perse 1-0 contro il Napoli nel campionato di Serie C, quindi parliamo della stagione 2004-2005? Chi era l'allenatore della SPAL, ovviamente? Sì, sì, chiaro, 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 chiaro. Chi era l'allenatore della SPAL che ha perso contro il Napoli 1-0 nel campionato di Serie C, quindi nella stagione 2004-2005? Per poter avere così in omaggio il contapassi bianco-azzurro dovrete rispondere a questa domanda chiamando allo 0532 90 89 02. Uno degli argomenti che principalmente vengono trattati in questi giorni è quello che riguarda il mercato estivo. Infatti abbiamo visto anche tanti messaggi. Ascoltateci Giuseppe anche voi, perché dopo la pubblicità poi chiuderemo il giro di pareri appunto con le vostre opinioni in merito a questo interrogativo. Che voto dareste al mercato estivo della SPAL? Che giudizio? Guarda, alla luce di questi primi 3 mesi di campionato, il mercato estivo, siete in grado di dare? Il mercato in Serie A, non solo estivo, dipende sempre dal budget economico che la società mette a disposizione. Ecco, allora, considerando anche il budget che quest'anno la società ha messo a disposizione. Ecco, diciamo così... Abbiate il coraggio di dire ciò che pensate. No, io dico la verità, più o meno la SPAL ha provato se non altro a rinforzare la squadra, però in realtà in alcuni ruoli ci siamo indeboliti, nel senso abbiamo un portiere comunque dignitoso, però l'anno scorso avevamo un portiere che era forse un top a livello italiano, dopo è stato sfortunato che a Napoli si è fatto male, forte però, ma gracile, però come portiere veramente l'anno scorso ci ha tirato fuori da situazioni difficili. Il portiere che abbiamo adesso ogni tanto fa parate anche lui strepitose, però diciamo così nei 90 minuti forse dà meno certezze rispetto al portiere che avevamo e non ha poi le spalle coperte. Certo. Dopodiché parliamo a livello esterni.
l'anno scorso con Costa e Lazzari, andavamo bene, quest'anno abbiamo pensato di rinforzarci, mi sembra, con Fares e Dickman. E questo ragazzo qua, diciamo così, ogni tanto anche lui, diciamo così, si lascia andare. Se non ricordo male, mi sembra di aver visto alcuni rigori causati da lui. Da Fares? Sì. Sì, perché Dickman ha giocato solo in Coppa. Oppure alcuni palloni sbagliati in fase offensiva. Perché il ragazzo mi sembra che abbia delle qualità, però molto probabilmente deve ancora migliorare sotto certi aspetti. A noi serve un giocatore pronto, ecco, certo, per salvarci. Sul discorso Petagna, onestamente, non possiamo neanche fare un paragone, perché Borriello non l'abbiamo mai avuto. Per Borriello, per la Spalla l'anno scorso, è stato uno dei punti dolenti, oserei dire, della campagna dello scorso anno. E Petagna, volere volare, una partita ce l'ha praticamente regalata, se non ricordo male, con l'Atalanta, per cui qualcosa di buono ha fatto. Il ragazzo è un ragazzo con grande fisicità, ogni tanto ha anche dei buoni colpi a livello tecnico, ci può tranquillamente stare. Davanti, secondo me, paghiamo un po' il fatto che Antenucci, che ha comunque un anno in più adesso, visto il campionato che ha fatto lo scorso anno e l'inizio di quest'anno, forse gode di marcature molto, molto più pressanti rispetto a quelle di cui godeva precedentemente. L'altro, diciamo così, a centrocampo avevamo fatto, secondo me, l'acquisto del secolo. Io Valdifiori me lo ricordo dei tempi quando era ragazzino, l'ho visto nell'Empoli, vi garantisco che era un valore aggiunto. Sai, l'unico dubbio che mi può venire, perché quando tu hai determinati tipi di allenatori, parlo di Sarri, il gioco è un gioco predeterminato e che si svolge veramente ad occhi chiusi. Per cui ritornare a fare un gioco di tipo diverso potrebbe essere questa una delle motivazioni, ti giuro non lo so, oppure potrebbe essere che stando fermi un anno tu non hai più la gamba che avevi precedentemente e devi riacquisire determinati... Quindi avrebbe bisogno di giocare. Hai bisogno di giocare. L'ho detto anche nel dopopartita in Coppa con la Sampdoria, proprio l'abbiamo intervistato, avrei necessità di giocare visto di più. Che Schiattarella non è sempre ancora, quindi magari un tempo a perché testa. Non dà, esatto, perché non dargli la possibilità staffetta, di fare staffetta prima di sentire le vostre opinioni e quella degli intanto, amici. Intanto vi voglio aggiornare, siamo al 92esimo e Lazio riesce a pareggiare, quindi vediamo anche loro un amaro pareggio, Stramattizziamo e passiamo subito alla pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Bentornati a Lunedì Sport, intanto vi voglio ricordare i Caffè Crifi, il caffè degli sportivi che dal 1961 entra nelle classi degli italiani grazie al suo aroma unico e inconfondibile. Intanto allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia regala emozioni perché il gol del 92esimo della Lazio è stato annullato, riconfermando così la rete e i tre punti appunto grazie alla rete di Zapata al primo minuto, passando così in classifica con 24 punti a pari punto della Roma e il Sassuolo. Intanto voglio ricordarvi nuovamente il numero del gioco, quindi per poter vincere e avere così con voi il contapassi bianco-azzurro, che è lo 0532 90 89 02. E la domanda, la rifaccio, è proprio questa: chi era l'allenatore della SPAL che perse 1-0 contro il Napoli nel campionato di Serie C nella stagione 2004-2005? E intanto vi voglio ricordare anche l'appuntamento di giovedì 27 per Lunedì Sport. All'indomani della partita Spal-Udinese, ovviamente, esatto, Parleremo anche di Milan-Spal del sabato successivo e di Napoli-Spal, perché c'è questo trittico a cavallo proprio tra Natale e Capodanno. Proseguiamo il discorso sul mercato, abbiamo sentito Francesco Cardi, sentiamo gli altri ospiti, anche Beppe Celeghini. Parlavamo di un budget ridotto. Io dico che questa la Spal, Colombarini ha messo a disposizione un bel budget per quello che è la Spal, perché se andiamo a vedere anche i riscatti fatti precedentemente di Paloschi, Kurtic e altri giocatori, Viviani stesso, perché è stato costato Gomis, quindi è un bel gruzzolo. E poi se andiamo a vedere invece l'acquisto di Petagna, è vero che c'è un obbligo di riscatto quest'altro anno, ma alla fine devi sempre tirarli fuori se ti saldi in Serie A. Quindi sono sempre 15 milioni da mettere sul piatto, non è che sono... Non ho mica detto che era ridotto, io ho detto che si fa secondo... Quindi secondo me è stato un investimento tosto, forse che secondo me sopravvalutato, perché per quella cifra si poteva
forse cercare, però è giovane, ricordiamo che è giovane perché, secondo me si è appesantito, forse l'abbiamo pagato a peso d'oro, forse non è, deve capire che non è che è proporzionato al suo valore di ingaggio, al suo valore di cartellino il peso, che cioè, secondo me dovrebbe snellirsi un pochino, perché è anche troppo pesante, fa un po' fatica. Però a parte quello, che è una sola considerazione personale, io vado a vedere quello che può essere un attaccante di fisicità, che secondo me poteva essere diverso, forse un costo minore. Bello è stato l'acquisto di Missiroli, invece un metronomo che è un po' calato perché anche lui non è che ventenne, però ci può stare che in una fase di campionato c'è il punto di picco e poi è logico che c'è sempre un alto e un basso, ci sta che in questo periodo possa esserci un calo e dopo di solito una volta i recuperi venivano fatti nella fase Natale-gennaio, nel periodo di sosta. Adesso giochiamo anche il giorno di Santo Stefano. Non ha senso. Secondo me è stato fatto un investimento fatto bene. Forse Petagna è stato sopravvalutato per quello che è il costo. Sono d'accordo su Petagna. Secondo me è un giocatore funzionale al gioco di semplici, anche se qualche partita l'ha fatta sottotono, però in effetti 15 milioni sono un pochino tanti. Valdifiori doveva fare il titolare, poi ce lo ritroviamo che non gioca quasi mai. Giroud doveva essere quell'uomo di esperienza che anche a fare crescere gli altri di fianco, però per un motivo o per un altro non ha quasi mai visto il campo, quindi Missiroli, sono d'accordo che è stato un buon acquisto, anche perché Missiroli è arrivato solo per l'ingaggio, insomma, è un giocatore che è stato lasciato libero dal Sassuolo. Anche sì, 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 però dà una qualità, è un giocatore che ha sempre dato qualità al Sassuolo. È stato un buon affare. Sì, è stato un buon affare, un ottimo affare. Anche di Missiroli me lo ricordo ragazzino nella Regina, la famosa Regina con meno 15 punti, che si salvò con Mazzarri allenatore. Ed era un bel prospetto. Quindi per concludere, un mercato 5,5, dai, leggiamo un 5,5. Dopo sentiamo i vostri voti, perché prima al momento della telefonata abbiamo un telespettatore in collegamento con noi. Pronto, con chi parliamo? Sì, pronto. Pronto? Sono Andrea da Ferrara. Andrea, sono il tifoso della SPAL. Ciao. Volevo rispondere alla domanda e dico che l'allenatore che allenava la SPAL era Allegri. Giusto. Bene. Soddisfatto lei del mercato estivo della SPAL? E cosa pensa di questa SPAL? Ma guarda Alessandro, sono un po' deluso, arrabbiato. Vado in tutte le partite che ho visto che la squadra gioca in maniera lenta. Gli attaccanti sono molto statici. Io non capisco perché se Semplici lo fa giocare in Viviani. Va bene, la ringraziamo per questa sua opinione e andiamo a sentire le opinioni invece in merito al mercato. Beppe, voi invece cosa ne pensate in merito al mercato? Max, ne parlavamo. Esprimi quello che dicevamo prima. Ma appunto, non so, magari il portiere, quindi ce l'abbiamo ancora in dubbio, forse probabilmente si arriverà un portiere. Sì, anche perché Milinkovic verrà restituito al Toro, che lo manderà restituito a giocare. Servirà necessariamente quindi un altro portiere, bisognerà vedere se dare fiducia a Gomis, se continuare a dargli fiducia oppure magari puntare proprio su un titolare. Soddisfatto del mercato fino ad adesso, quello effettuato nell'ultima sezione e che è quello attualmente che... Ti dico onestamente che inizio anno mi ritenevo soddisfatto anche. Col senno di poi ad oggi ti dico che secondo me non arriviamo alla sufficienza, ecco. Purtroppo per quello che si è visto, ma bisogna anche dire che tanti giocatori li abbiamo anche visti poco, cioè nel senso, come abbiamo già ripetuto in tante puntate, Semplici ha su 11 titolari in testa, ecco, e bene o male a volte fa uno o due accorgimenti, ma fondamentalmente non di più. Solito giro, Antonio. Mi trovo pienamente d'accordo. Io sul mercato, quest'estate, hai la luce di quello che vediamo? Assolutamente, sulla carta secondo me era un mercato da 6,5-7, quello di quest'estate. Sul campo, che è tutta un'altra cosa, se arriva a malapena la sufficienza, anche se comunque
parlando di Petagna, che comunque era il simbolo del mercato, anche il giocatore più costoso assolutamente quindi della storia della SPAL. In curva lo sento molto spesso attaccato, sento che si è spesso redarguito. Comunque è un giocatore da 5 gol, voglio dire, Dzeko e Simeone, che sono due bomber di altre squadre, ne hanno fatti di meno, quindi c'è anche comunque da stare sereni. Massimo. Sì, anche per me c'è differenza tra il voto che si sarebbe dato quest'estate, cioè che è un 6,5 tranquillamente, a quello di adesso che anche secondo me è un 5,5. Io speravo molto in Giroud, per esempio, nazionale svizzero, sì. Ha fatto i mondiali, alla fine non ha reso assolutamente. Da protagonista in esatto. Mondiali, non da comprimario. Speravo in Val di Fiori altrettanto. Ecco, l'unico punto in cui io non avrei preso è Petagna. Io a Petagna a me non è mai piaciuto. Capisco che sia funzionale il gioco di Champions, per cui ci sta che venga preso. È costato molto. Secondo me occorrerebbe una punta che facesse più gol, ecco, al posto di Petagna, però. Jessica, compiamo il solito giro. Io sono d'accordo con Massimiliano, all'inizio era da 6,5 a 7, adesso non è al di sopra delle aspettative. Secondo me Petagna non è da considerarlo come Borrello, cioè si dà da fare, no, ovviamente no, anche lui no, ha le sue certo. giornate sì, le sue giornate no, però non è mai stato un bomber, ecco, sì, diciamo. Infatti, quindi non c'è, anzi ha già tanto che ha fatto 5 gol, secondo è me è il suo record. Sì. Matteo? Beh, attualmente è un mercato da 5, perché se l'11 titolare solo 3 sono i nuovi acquisti, che sono Missiroli, Fares e Petagna, tutto il resto è i giocatori che conoscevamo già l'anno scorso. Però aspettiamo gennaio, io la riga per dare decisioni definitive, aspetto il mercato di riparazione. Io aggiungo un'osservazione agganciandomi a quello che diceva Matteo: se guardiamo gli uomini su cui fare affidamento, il nucleo della SPAL sono i Vicari, Schiattarella, Lazzari, Antenucci, cioè giocatori che vengono dal mercato della Serie B. Rispetto all'anno scorso, io la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata rinforzare il reparto difensivo. Invece abbiamo i tre titolari dell'anno scorso con alle spalle Giroud, che per carità io ero contentissimo quando è circolato il suo nome perché è un giocatore di esperienza, però non ha dato nulla fino adesso. Oltre a lui ci sono Simic e Bonifazi, due giovani che faranno sicuramente un'ottima carriera, ma in questo momento nel reparto difensivo biancoazzurro, a mio avviso, serviva qualcosa di esperienza in più. E poi non è arrivato il regista, però lì mi rendo anche conto che non sia per nulla semplice reperire sul mercato a costi accessibili per una formazione del target della SPAL un regista di personalità e che possa guidare il reparto. Come diceva Matteo, anch'io aspetto aspetto proprio il risultato finale per determinare un valore, un giudizio, facendo però fede soprattutto sul fatto che il direttore Vagnati ha sempre fatto bene nel mercato di invernale di gennaio. Lì mi aspetto qualcosa di importante. A voi la linea. E se ricordiamoci, non è così facile migliorare le squadre nel corso del mercato di gennaio, soprattutto ai massimi livelli come la Serie A, perché con la SPAL in C puoi attingere dalle società di Serie B, con la SPAL in B puoi attingere dal mercato dalle società di Serie A. Francesco, non è facilissimo fare il salto di qualità quando sei ai massimi livelli. Il mercato di Serie A è estremamente difficile, veramente. Poi, e noi siamo carenti sul mercato estero. Il mercato estero è un mercato particolare che bisogna vedere adesso, penso che la SPAL abbia messo in piedi anche un giro di scouting abbastanza importante, quindi forse nei prossimi anni potrà migliorare anche da questo punto di vista. Anche perché ingaggiare un giocatore a gennaio dal mercato estero, poi problemi di ambientamento. Abbiamo visto Everton Lewis. Se deve parlare in estate eventualmente. Ma parlare di Mancini, un ragazzo giovane, che perché non lo mettiamo, non lo rischiamo? Drogo, ti rispondo io, scusa. No. Mancini ha fatto la riserva in Serie B fino all'anno scorso, adesso è diventato un top player nella Serie A. No, non è un top player. Adesso, non è un top player, però... Scusami, non gioca Paloschi, ok? Tu mi vuoi far giocare uno che ha fatto 10 partite in Serie B? Proviamo. Ma qui hai bisogno di certezze. Abbiamo bisogno di certezze. Allora facciamo giocare Paloschi perché in questo momento in forma. Giocare quelle stesse signori persone, miei, qui ci servono tre giocatori, perché se non arrivano tre giocatori arriveremo sino all'ultima giornata con l'acqua alla gola. Poi ci si salverà, me lo auguro, perché questa squadra, cioè, perché poi abbiamo perso un po' di vista anche determinate cose, poi mi fermo perché siamo in ritardissimo. Qui si è sbagliato un concetto. La società
ha detto io voglio costruire una squadra che mi consenta di evitare i patemi d'animo dell'anno scorso. Metto a disposizione questo budget, perché con questo budget, d'accordo ovviamente con il direttore sportivo e probabilmente anche con l'allenatore, si può allestire una squadra di questo tipo. Cioè una squadra che doveva fare all'incirca quello che aveva fatto all'inizio del girone di andata. Poi le cose non sono andate come dovevano andare. Quindi la società può lamentarsi, a mio giudizio, giustamente, di come è stata condotta la campagna acquisti e cessioni. Perché probabilmente è stato chiesto al direttore sportivo cosa serve per, con questo ce la facciamo? Sì, i dati di fatto di oggi ci dicono che questa è una squadra che dovrà lottare fino alla fine per non retrocedere. Quindi il primo obiettivo non è più raggiungibile, è stato fallito. Questo è un dato di fatto inconfutabile, perché si è detto chiaro e tondo, ma questo prima della vittoria sul Parma, prima della vittoria sull'Atalanta, prima della vittoria sul Bologna. Società... Alessandro, però la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, ti ho detto prima, a parità di partite abbiamo 16 punti, l'anno scorso avevamo 11, quindi sì, voglio dire... Non accetta le provocazioni. No, quel passettino, no, quel passettino avanti è stato fatto. Io vado a vedere quello che è successo successivamente. Sì. Per me con questo budget si poteva fare di meglio. Questa è la mia opinione. Prego, signora. Adesso passiamo alla classifica marcatori, in collaborazione appunto con la Tufficina Mincozzi. In prima posizione per la classifica marcatori troviamo Piontek con 12 reti segnate, in seconda posizione Cristiano Ronaldo con 11 reti segnate, in terza posizione Ciro Immobile con 10 reti segnate. Per quanto riguarda il Napoli troviamo in sesta posizione con 8 reti segnate Milik, con 7 reti segnate a pari reti segnate Insigne e Mertens. Io tornerei un attimo da Beppe Cervini, fase finale di questo girone di andata che potrebbe rivelarsi fondamentale, perché la partita della Spal le conosciamo, il Bologna che ha quota 11 oltre al Milan deve andare a Parma, riceve la Lazio e andrà a Napoli, l'Udinese invece ha un calendario che sulla carta pare meno impegnativo, visto che ospiterà il Frosinone, verrà a Ferrara e poi riceverà il Cagliari. Potrebbe qui essere un momento importante, quanto importante secondo voi? In un minuto però. Velocemente. Velocissimo. Secondo me Bologna-Udinese sono pericolose perché a gennaio investiranno pesantemente, quindi non dobbiamo fare troppo conto su quelle squadre. Jessica? Secondo me bisogna puntare tutto sull'Udinese, ecco, quindi non c'è tanta speranza con il Napoli, è una squadrona, quindi non mi meraviglio. Massimo. Sì, io il Bologna lo vedo malissimo, è verissimo che ha la potenzialità per poter fare un mercato con tanti soldi, però il Bologna lo vedo male, anche Frosinone e Chievo soprattutto malissimo. Io vedo meglio Udinese rispetto che Bologna, quindi dico puntare sul Bologna nonostante Pippo Inzaghi sia forte. Max? Sì, Bologna... Girone d'andata molto negativo, bisognerà vedere se rimarrà poi Pippo Inzaghi, ecco, secondo me è un po' questo il punto interrogativo. Io vado un po' controcorrente, non credo che il Bologna faccia un mercato massiccio, perché fra il proprietario Saputo e la dirigenza ci sono voci molto discordi e qualche cosa scricchiola a Bologna, poi l'avvocato Cardi ne sa sicuramente più di me. Concludo dicendo che in assoluto di dover disputare un girone di ritorno giocandomela con Bologna Udinese non mi lascia per nulla tranquillo. A voi la linea. 30 secondi a testa a voi, solo Bologna e Udinese possiamo inserire nel gruppo delle squadre a rischio anche altre formazioni. E in che ordine? No, secondo me puoi inserire anche altre formazioni. Il Bologna, ti dico la verità, secondo me basta poco per farla riemergere. Il Bologna non è così scarso come sembra e come si pensa. Credo che lì l'errore fondamentale sia proprio stato fatto nell'allenatore. E per quanto riguarda le altre squadre, chiaramente già battezzate Chievo e Frosinone, anche se anche loro lotteranno e cercheranno di vendere Il allenatore dovrebbe andare ai Baroni. Io direi che alla fine bisogna stare attento anche, va bene che ha preso Prandelli, ma anche a squadre tipo Genova, perché quando tu cambi 2-3 allenatori alla fine vuol dire che c'è qualche problema che va al di là, diciamo così, secondo, di quello che... Sì, secondo me da Parma in giù la sorpresa ci può scappare. Sì.
perché un infortunio, una squalifica, una partita persa per sfortuna. Nel Genova si fa male Pionte, cosa fai? Scusa. Non gioca più nessuno, chi fa gol? Vediamo solamente il Genoa con la SPAL, cioè, è stato espulso Criscito, che è il motorino di centrocampo del Genoa. Genoa ha avuto quella occasione con Quamè, che poi dopo se la chiude, miracolo di Guamis, però alla fine altro non aveva fatto che chiudersi in difesa. Sono d'accordissimo, non conterei solo su Bologna e Udinese, ma ci metterei dentro anche quelle squadre che sono state dette, magari anche lo stesso Empoli, che non continuerà con questo ruolino di marcia. Il Genoa, che se dovesse davvero, mi sembra che sia Piontek, Quamè e poco altro. E comunque anche il Cagliari, se qualche cosa andrà storto, sarà lì fino alla fine, però. E visto che non ci vediamo per Natale, da parte mia, di tutta la redazione, dei tuoi tecnici e delle stesse, a tutti voi tantissimi, tantissimi auguri. E poi ovviamente lascio a te il compito di mandare un bacione a tutti e un grande buon Natale. E noi ci vediamo il giovedì 27, buon Natale, forza SPAL. Ciao, grazie.